Allora, buongiorno a tutti. È sempre affascinante iniziare dopo che è passato Carlo, perché non è mai così facile ritornare seri, però ci voleva. Allora, io intanto ringrazio tutti voi, di nuovo il dottor Olivetti, che credo che con questa volta sia il terzo anno che io sono qui con voi, e lo ringrazio anche per un duplice motivo. Perché quando mi ha proposto questo titolo mi ha lanciato una sfida che ho colto, e ho colto anche perché questo titolo rappresenta anche un obiettivo per la nostra associazione. Avete visto che vi è stato distribuito il materiale, che è proprio quello di cominciare ad analizzare queste diversità di figure professionali anche a livello europeo per dare un supporto a coloro che sono in corso di laurea, come credo molti di voi. So che ci sono molti ragazzi del terzo anno, che vogliamo, come associazione, anche mettere un'area del sito dedicata all'individuazione di informazioni utili per consentirvi di ragionare come si può magari tentare la carta all'estero. Quindi ho colto questo invito con molta soddisfazione. Allora, il programma dice TSRM nei confronti dei radiografi, così diversi, quindi pone subito una domanda. Allora io dico, beh, proviamo a darci già una risposta. Dipende, dipende, in effetti è vero, lo vedrete poi nelle prossime slide, ma dipende anche da che cosa. Allora facciamoci qualche domanda. Se il confronto è con l'Inghilterra, la situazione è di una buona, molta diversità. Se il confronto è con l'Europa, non c'è una grande diversità. Se, scusate, il confronto viene fatto sul percorso formativo abbastanza diverso, e addirittura se avviene sugli sbocchi occupazionali abbastanza diversi, perché poi la nostra situazione adesso è probabilmente una delle più critiche. Verrebbe da dire, l'erba del vicino è sempre più verde, se ne parla, voi lo vedete anche su internet. Potrebbe sembrare, però, diciamo così, buttiamo sta frase, stante oggi sembrerebbe di sì, ma guardate, io realmente non ci credo. Io vorrei subito chiarire un punto che secondo me è fondamentale nell'andare a ragionare sui corsi, come sono fatti i corsi di laurea all'estero e l'eventuale spendibilità. Io vorrei subito introdurre il problema della liceità, cioè, in questo caso intendendo che l'esercizio professionale di un titolo di studio conseguito all'estero, ovviamente, logicamente, deve tenere conto poi delle norme che esistono in quel determinato stato per poterlo mettere in pratica. Lo dico molto chiaramente perché ritroveremo nelle slide spesso il richiamo, lo faccio sin da subito, all'ecografia. È bello vedere che magari in un altro stato fanno un percorso dove vi è compresa l'ecografia, però dobbiamo poi ragionare quando lo vogliamo applicare, in quale stato ci troviamo e a quali regole bisogna essere assoggettati. Un punto di riferimento ce l'abbiamo, EFRS, che è la Federazione Europea delle Società dei Tecnici di Radiologia, alla quale aderisce anche la nostra federazione nazionale. Ritrovate il logo nelle iniziative della federazione sul sito. È una federazione di società di tecnici sanitari di radiologia medica europea, che comprende sia paesi appartenenti anche all'unità, all'Europa, che quelli che non ne fanno parte. Questi sono, lo ritrovate ovviamente sul sito, gli obiettivi che si pone FRS. Tra tutti questi, che vedete spaziano tra un ragionamento sulle politiche europee, sulle questioni che possono essere di rilevanza, stimolare la cooperazione tra Stato professionale in Europa in campo scientifico, promuovere la sicurezza del paziente, promuovere l'uso del codice etico, sviluppare norme europee di pratica professionale, pratica basata sulle evidenze, facilitare la libera circolazione, collaborare con altre organizzazioni. Io ovviamente, per il mandato che mi è stato dato, vi ragiono su questo argomento, promuovere l'armonizzazione della formazione iniziale e post-universitaria. EFRS tramite chi lo fa? Tramite che cosa lo fa? Lo fa tramite ENRE, l'ala educativa del DFRS. ENRE ha sviluppato una metodologia per progettare e realizzare corsi laurea di primo ciclo. Il primo ciclo è come la nostra laurea triennale. Effettua una riunione annuale ogni marzo a Vienna,
durante il periodo del congresso europeo. Questo è un sito che è stato creato dalla rete degli studenti di diversi paesi che hanno contribuito al lavoro che ha fatto Henry. Allora, guardate subito questa slide. Questa dice: i radiographers possono laurearsi in uno o più aree della radiologia. In alcuni paesi le università offrono un percorso formativo per conseguire la laurea. Ecco, qui vedete già una prima differenza. Alcuni corsi sono per diagnostic radiographers, ovviamente parliamo di radiodiagnostica, o di therapeutic radiographers, radioterapia. Quindi sono percorsi che uno deve scegliere sin dall'inizio, ben delimitati, ben individuati, mentre altri possono offrire un percorso comune con più competenze. Ecco, guardate questa tabella, che anche questa ritrovate sul sito. In questa tabella vengono raffigurati, adesso ve la metto così, e si legge abbastanza bene, ok? Vedete vari paesi, vedete il numero degli studenti totali inteso negli anni di corso, che per taluni paesi sono di 3 anni o di 3 anni e mezzo, o addirittura vedremo in questo caso 4 anni, ma soprattutto guardate questa colonna. In questa colonna viene definito quali sono le aree di competenza che vengono insegnate. MI sta per Medical Imaging, RT per radioterapia, NM per medicina nucleare, US per ultrasuoni, ecografia. Quindi già ad una prima occhiata, questa tabella è composta da almeno 2 pagine, vi rendete conto come ci siano delle notevoli differenze. Ok? Ritorniamo qui. Sì, prego. La comprendono dentro la medical imaging. Guardate questa è la durata del corso. 3 anni, 180 CTS, sono come i 180 CFU che stanno facendo i laureandi triennali, oppure vedete abbiamo 3 anni e mezzo o abbiamo visto anche qui 4 anni. Questo è il rapporto tra quantità di studenti totali nel triennio, quantità di docenti, ok? Quindi quanti studenti per docente. Questa è una colonna molto importante che definisce la percentuale di tempo che viene dedicato all'interno del corso di laurea, sempre ragionatelo sui 3 anni, per il tirocinio. E sul tirocinio spenderemo alcune parole. Questa colonna definisce ogni quanto va rivisto il curriculum, non dovete intendere il curriculum come lo intendiamo noi, il curriculum personale, ma la programmazione del corso di laurea. Quindi ogni quanti anni è tenuto questo corso, ad esempio, a riscrivere i propri contenuti. Se aderisce all'Erasmus, e se il corso prevede anche attività, corsi master, ok? Quindi questa è una tabella che, se volete andare a vedere, la trovate nel sito di Henry. È molto utile per farsi un'idea. Guardate che variabilità che c'è, ad esempio, in questi numeri, ok? Ma ulteriormente che variabilità c'è anche in queste percentuali. Ci concentreremo soprattutto su questa. Poi, chiaramente, come vi dicevo, questa è la cosa che salta più all'occhio per quanto concerne le metodiche che vengono insegnate. Vedete che anche qui abbiamo dei corsi di 4 anni. Ok? Chiudiamo questa, proseguiamo, perché analogamente, e qui devo, mi sono dimenticato di farlo prima, devo ringraziare la collega Rossella Trenti, direttore delle attività tecnico-pratiche del corso di laurea dell'Università di Bologna, che mi ha fornito buona parte di questi materiali. Ecco, questa è la stessa rappresentazione per quanto concerne l'Università di Bologna, quindi 60 studenti, quali sono le metodiche di insegnamento, vedete i 3 anni, qui c'è un rapporto molto alto, cioè ci sono molti insegnanti per studente. Probabilmente questo può essere visto sia come un problema che come un'opportunità. E
La percentuale è del 33% del tirocinio, che corrisponde a 60 ECTS o CFU nel corso dei 3 anni, è una delle più alte. C'è l'Erasmus, ci sono 3 master, vedete che la durata del tirocinio da noi è vincolata da un decreto ministeriale che è del 270 del 2004, che stabilisce in 60 CFU minimi, ok, per le attività pratiche. A Bologna sono presenti 3 master, amministratore di sistema, coordinamento e, aggiungo, interventistica, di radiologia interventistica, perché sta per essere già stato valutato positivamente dalla commissione e sta per essere pubblicato. Tra l'altro questi 3 master sono perfettamente in linea con quanto è stato concordato in dicembre 2012 tra la Federazione Nazionale e la SIRM. Allora, torniamo un attimo al sondaggio educativo. Vedete che qui viene ripreso un po' quello che dicevo prima. 52% delle istituzioni scolastiche ha un programma di diagnostica per immagini che incorpora anche ecografie di base in medicina nucleare. Il 33% piena integrazione di questi programmi. Il 15% presenta un programma combinato che include diagnostica per immagini ma esclude gli ultrasuoni. L'11% ha un programma di diagnostica combinato a radioterapia ma esclude ecografia e medicina nucleare. Un 7,4% possiede un programma di radioterapia autonomo. La situazione italiana probabilmente si colloca tra qui e qui. Non tutti i corsi di laurea prevedono l'insegnamento dell'ecografia. E poi bisogna vedere anche ecografia a che livello e per quali obiettivi, ovviamente. Allora, ENRE stessa considera che ci siano delle notevoli differenze, indubbiamente. Lo vedete qui sostanzialmente in 2 grossi capitoli. In taluni paesi l'istruzione e la formazione professionale fornita da scuole e collegi professionali spesso in stretta collaborazione con gli ospedali. Diciamo che era un po' quello che accadeva da noi un tot di anni fa. Okay? L'istruzione superiore realizzata da istituti di istruzione superiore, università, che portano al conseguimento di una laurea, come descritto il processo di Bologna, con una durata del programma da 3 a 4 anni. Vi ho riportato degli esempi. Quello che accade in Inghilterra, il bachelor, è un titolo di studio richiesto per abilitare radiographer per la pratica in radiologia diagnostica, medicina nucleare e radioterapia. Guardate gli sbocchi occupazionali, direi che sono molto simili ai nostri, se non per questo aspetto dell'assistente di ricerca, ecco, che da noi ricerca è un po' una cosa, ce ne parlerà poi meglio Stefano Durante, dopo, è un po' una cosa particolare. Normalmente non ragioniamo che il laureato triennale abbia un accesso o un interesse a svolgere questo tipo di attività. Università dell'Ulster, vedete, fanno addirittura due distinzioni, qualifiche cliniche, specialisti in imaging medico, radioterapia, cioè tutto il nostro bagaglio, e qualifiche in aree non cliniche, vedete, gestione, istruzione, sistemi informativi, qualità. Ecco, su questo aspetto è interessante, perché loro addirittura dicono che comunque ci può essere un aspetto inerente alla qualità, che, alla quale noi non siamo neanche lontanamente abituati, perché credo che nei corsi di laurea si tratti ben poco, se non praticamente niente. C'è questa figura del praticante avanzato, che come diceva un po' anche Ferrari prima, è un tecnico di radiologia che ha un livello di conoscenze superiore. Guardate, per noi è impensabile ragionare su un responsabile del servizio clinico, consulente tecnico, gestione, ci siamo, istruzione docente, ritorna ancora questo aspetto. Ulster, dottorato di ricerca, creazione e espansione delle conoscenze, sbocchi occupazionali, professore, professore associato, responsabile del progetto, supervisore di ricerca, ricercatore principale, praticante consulente. Mi sono dimenticato di dirlo all'inizio. Come al solito, io vorrei che quello che vi racconto sia di stimolo per voi per ragionare e magari fare delle domande. Ok? Quindi mi raccomando, se avete delle curiosità, io mi fermo volentieri e ve ne parlo. Vi vorrei, ecco, accennare a questo discorso. Siamo sempre in Inghilterra. Vedete, qui vengono riassunte praticamente gli aspetti di che cosa si definisce per raggi X, lo sappiamo benissimo, ecografia, in questo caso viene insegnata, fluoroscopia, CT, MRI,
medicina nucleare, angiografia per lo studio dei vasi. Spendiamo due parole su un concetto che ritorna al discorso della liceità. Dobbiamo considerare che in Inghilterra la situazione è molto diversa dalla nostra, anche perché loro, ad esempio, non hanno un intervento dello Stato così come c'è nella nostra realtà. Mi spiego meglio. Voi, quando vi andrete a laureare, ci sarà l'esame di Stato, ok? Da loro questo non è previsto. Come da loro non c'è un obbligo dell'esistenza di un collegio professionale o di un albo, ma sono tenuti però ad iscriversi ad un'associazione. E poi ci sono anche differenze a livello di responsabilità, se le vediamo legate alla contrattualità. Cioè, il tecnico di radiologia in Inghilterra è tenuto, così come il paziente, a stipulare un contratto con un'assicurazione. Quindi c'è, da un certo punto di vista, meno Stato, più assicurazione. Banale, sommaria, sicuramente molto grezza come parallelo, però per farvi capire che non è come la nostra realtà. Va detto anche che la nostra realtà normativa giuridica deriva dal diritto romano, che per loro è assolutamente sconosciuto. Quindi consideriamo, quando guardiamo corsi e contenuti in altri stati, anche la loro realtà, quindi va contestualizzato nel loro stato, nelle loro regole, nelle norme che si danno. Ecco, vedete la differenza tra il therapeutic radiographers in Inghilterra. Vedete che loro hanno un corso a sé stante. Quello che io credo sia interessante valutare, ed è per noi sarebbe un punto di arrivo veramente notevole. Ah, va bene, guardate, questo è curioso. Io mi sono sempre chiesto perché quando ci sono degli incontri, fateci caso, riviste, giornali, consensi pubblici, il tecnico di radiologia che parla un po' di radiazioni, no, voi ne avete mai visto uno? Credo di no. È impossibile vederlo. Medici ci sono, infermieri ci sono, altre figure, ma un tecnico non si è mai visto. Consenso del paziente e la comunicazione con i pazienti, perché chiaramente in ambito terapeutico la comunicazione è ben diversa rispetto a quella che si instaura in un ambito diagnostico, molto più veloce, scandito da tempi più rapidi. Qui c'è un contesto con un utente paziente che è molto diverso. Ma guardate questo, preparazione di pretrattamento e pianificazione. Include l'uso di attrezzature sofisticate come TC e RM scanner per eseguire scansioni di pazienti e l'uso di sistemi informatici per la realizzazione dei piani di terapia. A noi è sconosciuta questa cosa, perché in talune realtà è riservata al fisico sanitario piuttosto che ad altre figure. Quindi questo è sicuramente un aspetto che differenzia notevolmente, però tenete sempre conto che uno qui decide di fare il tecnico di radiologia in radioterapia. Ecco, non è che dice spendo questo titolo anche per la diagnostica. Questo programma è accreditato dalla Società del Collegio di Tecnici di Radiologia e Consiglio delle Professioni di Salute e Cura. Va bene, adesso questa è una specifica ulteriore. Ecco, volevo farvi vedere questi. Qui siamo a Malta, in questo caso. Adesso clicco su questo, che è un master in risonanza magnetica. Giusto per farvi vedere, perché praticamente questa è la penultima slide, dopo andremo alle conclusioni. Per farvi vedere, vediamo se si legge, ok, vedete come è, guardate soprattutto questi aspetti. Noi siamo gli unici che chiamiamo master, e lo intendiamo nella nostra logica affiancandolo oppure facendolo seguire anche alla laurea specialistica. In nessun'altra parte esiste il master, per loro è qualificazione di secondo ciclo, di secondo livello. Quello che noi chiamiamo master per loro è la laurea magistrale o la laurea specialistica. Vedete, in questo caso, per questo tipo di master, è un master che viene fatto part time, cioè per alcune ore al giorno, è di 90 credit, di 90 scusate, ECTS, 90 CFU, quindi vi viene subito in mente che se un nostro master, come quello che c'è a Bologna, amministratore di sistema, piuttosto che coordinamento interventistiche di 60 CFU,
qui ce n'è il 50% di più. Infatti, guardate, questo si svolge in 6 semestri, quindi un anno e mezzo. Okay? Tutti quei link che vi ho fatto vedere dell'Università di Malta sono strutturati allo stesso modo. Quindi io direi che a questo punto concludiamo. Le maggiori differenze possono essere identificate in che cosa? Presenze di ambiti di attività professionali diversi nei vari stati, tabella ENR che abbiamo visto all'inizio, durata del percorso formativo, idem, quantità e tipologia di tirocinio pratico. Perché, dicevo, spendiamo 2 parole su questo argomento? Perché all'estero buona parte del tirocinio viene fatta in laboratorio, meno nelle strutture sanitarie. Diversamente forse da noi, o almeno nella maggior parte dei casi, dove privilegiamo di più un tirocinio negli ospedali e vengono effettuati meno laboratori. Qui potremo discutere per molto tempo di questo aspetto. Ci sono pro e contro. Indubbiamente il laboratorio, se strutturato bene, è fonte, molti corsi lo stanno giustamente percorrendo, è fonte di un apprendimento pratico veramente notevole. Manca l'aspetto di relazione con l'utente, col paziente, che crediamo sia un passaggio assolutamente fondamentale. Per cui direi, per quello che vi dicevo, l'erba del vicino sembra più verde. Sì, magari c'è una strutturazione più rigida, forse c'è anche un'omogeneità maggiore fra le loro università rispetto alle nostre, dove sussistono ancora molte differenze tra università anche limitrofe. Però direi che noi dovremmo difendere sicuramente fortemente questa parte, ve lo dico perché è una parte che a me è piaciuta sempre molto, come azienda US di Bologna alla quale appartengo, come Massimo Romanelli, abbiamo fatto con l'Università di Bologna il contratto di tirocinio, ma non solo come azienda US, tutte le sedi di tirocinio dell'Università di Bologna per il corso di laurea, quindi Sant'Orsola Malpighi, azienda US di Bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli, usano lo stesso strumento di valutazione di percorso di tirocinio, che è il contratto di tirocinio. Questo consente di avere un'omogeneità sia di percorso che di valutazione e soprattutto un ottimo rapporto con i tutor, che sommati sono circa 70, con i quali si riesce a interagire come università molto bene e che vediamo sta producendo dei buoni risultati. Io a questo punto vi ringrazio, voi avete visto, ho fatto anche lo spot pubblicitario. Se avete domande alle quali riesco a rispondere, se no chiedo aiuto a Rossella, sono veramente con piacere vi rispondo ai vostri quesiti. Grazie.